supplica da parte del pittore che assolutamente deve riuscire a rappresentare questa donna in tutta la sua virtù e bellezza. Dunque, abbiamo detto che il libro è chiuso, la donna è rappresentata di profilo e siccome l'anno di esecuzione del ritratto è il 1488, noi sappiamo che quello è l'anno in cui Lucrezia morì. Si tratta quindi di un ritratto probabilmente commissionato dallo sposo per commemorare la sposa e le sue virtù, che Ghirlandaio, imprimendo questa grandissima dignità al volto femminile, riesce a rendere pienamente. Così come Leonardo, qui siamo un decennio dopo. In realtà no, sono gli stessi anni, sono gli anni fiorentini di Leonardo, i primi anni fiorentini. Così come Leonardo riuscì a rendere la dignità e anche l'intelletto, qui siamo di fronte ad una donna intellettuale, vedete l'espressione particolarmente pacata e anche consapevole. Il pallore si è ipotizzato fosse dovuto al fatto che la ritratta era particolarmente cagionevole di salute, però qui ci troviamo di fronte al ritratto di una persona ancora in vita quando Leonardo la ritrae. Si tratta del ritratto di Ginevra de' Benci, altra donna appartenente a una famiglia fiorentina abbastanza importante, meno dei Tornabuoni, a cui Leonardo però fu particolarmente legato perché varie committenze si devono a questa famiglia. Il ritratto è tagliato, quindi tutta la parte inferiore manca. Ciò nonostante, un ritratto che così vedendolo potrebbe sembrare il più naturale possibile, senza particolari significati simbolici, ne racchiude invece, a cominciare dalle piante che l'artista inserisce sullo sfondo. Allora, abbiamo una pianta di ginepro che sicuramente allude al nome. Allora, spesso gli artisti per identificare gli effigiati inseriscono questo tipo di rebus in un certo senso, quindi il nome che la pianta che allude al nome dell'effigiato. Quando poi vedremo i ritratti di Lorenzo Lotto, ecco, Lorenzo Lotto era proprio era espertissimo in questo tipo di espedienti. Quindi il ginepro che identifica Ginevra, ma il ginepro è anche pianta che simboleggia la saggezza. Tutti questi significati che vengono attribuiti a vegetali e piante si ritrovano negli erbari medievali che poi passano, il cui pensiero poi passa anche a quello rinascimentale, e quindi è già da tutta quella sapienza medievale che vengono tratti i significati simbolici anche dei quadri rinascimentali. Sul retro del quadro, ecco, spesso bisognerebbe andare a guardare anche il retro dei quadri perché riserva delle sorprese non indifferenti. Sul retro del quadro che ritrae Ginevra troviamo tre piante intrecciate. Si tratta di un ginepro, ancora una volta, che è al centro, e poi abbiamo l'alloro e la palma. L'alloro è una pianta che abbiamo già trovato, per esempio, non ve l'ho indicata ma lo ricordate senz'altro, Palla del Centauro. La veste di Pallade era completamente adornata da questo alloro. L'alloro è il simbolo, nel caso di Pallade del Centauro, della famiglia de' Medici, il lauro. Ricordatevi che Poliziano, mi pare, Le stanze per la giostra, chiama Lorenzo il Magnifico e tu ben nato laur, quindi proprio il ben nato alloro, oltre al fatto che Lorenzo si chiamava Lorenzo e quindi il nome Lorenzo richiama la pianta dell'alloro. Però l'alloro è anche la pianta della virtù intellettuale, perché l'alloro è pianta legata al dio Apollo, secondo la tradizione, no? Che lo lega ad Apollo e Daphne. Nelle Metamorfosi di Ovidio è narrato molto bene questo mito così bello, e che poi è il soggetto di quell'opera straordinaria di Bernini, per esempio, quella scultura che si trova alla Galleria Borghese a Roma, così vera, in cui Apollo, nell'inseguire Daphne, la vede già di fatto
fatto la stringa che lei si è già trasformata in pianta dall'oro. E poi Apollo prenderà alcuni rami di alloro e li porrà sulla testa. L'alloro poetico era poi di fatto il trofeo a cui gli intellettuali e scrittori ambivano. E quindi l'alloro è la pianta che simboleggia proprio le virtù intellettuali, mentre la palma, che era di fatto solitamente la ritroviamo nella pittura sacra, e simboleggia che cosa? Simboleggia il martirio. Qui non stiamo parlando di martirio, ma quasi sicuramente della virtù della temperanza. Quindi il martirio è la conseguenza estrema nell'arte sacra di una temperanza e anche di una fede che le figure dei santi e delle sante hanno voluto portare fino in fondo, fino appunto al martirio. Qui sicuramente indica invece, vuole trasla di fatto i significati sacri ad un ambito laico. Altro, ecco, meraviglioso ritratto di Leonardo, questo invece del periodo milanese, quando Leonardo è al servizio di Ludovico il Moro. Altro straordinario ritratto di donna, una donna dalle particolari virtù intellettuali. Si tratta di Cecilia Gallerani, che era l'amante di Ludovico il Moro. Ludovico il Moro poi ad un certo bel punto sposerà Beatrice d'Este. Vi ricordate anche nello scorso incontro che abbiamo visto il loro momento funebre, e abbiamo anche visto la Palla Sforzesca con i ritratti dei duchi. Quando Ludovico il Moro si sposa, poi anche Cecilia prenderà marito e si stabilirà, non ricordo, il duca gli aveva donato niente poco di meno che Saronno, per cui insomma di sicuro comunque dovete abbandonare poi Milano, perché dovete far spazio alla sposa che veniva dalla casa d'Este. Tuttavia, questo è un momento in cui ancora Leonardo ebbe occasione di fare un ritratto di Cecilia Gallerani, che appare su questo sfondo scuro. In realtà gli esami radiografici hanno evidenziato la presenza di una finestra alle spalle dell'effigiata, che però non si vede più per questo sfondo nero, che venne probabilmente anche risarcito in epoche successive. Ritratto straordinario per questa luce che illumina quasi direttamente la donna, che è ritratta di mezzo busto e di tre quarti. Un ritratto che sembra immobile solo apparentemente, perché in realtà è mosso da questo gesto che la donna fa di voltarsi, quindi di rotando il busto, mentre il volto è già colto di tre quarti di fatto. La gestualità della donna che veste, ecco, vi invito anche ad osservare le vesti di queste donne, che rappresentano il loro rango, il loro stato sociale. Quando ci si faceva ritrarre, anche perché non era come la fotografia attuale, si poteva essere ritratti forse una volta sola nella vita, e quindi si cercava di indossare l'abito migliore. Ma guardiamo anche al gesto di accarezzare l'animale, che è stato riconosciuto, è stato diciamo che gli storici dell'arte si sono senz'altro hanno dibattuto parecchio sull'identificazione. Io credo ancora che si tratti di un ermellino, nonostante le dimensioni, è un po' troppo grande per essere un ermellino, l'ermellino è più piccolo, però ci sono dei significati simbolici che legano assolutamente la figura rappresentata a quella dell'ermellino. L'ermellino, anzitutto, nel bestiario medievale rappresenta proprio la virtù senza macchia. Infatti la leggenda legata all'ermellino dice che durante l'inseguimento da parte di cani e cacciatori, l'ermellino, pur di non macchiarsi il vello candidissimo nel fango, in una pozzanghera, per attraversarla e sfuggire, piuttosto si fa uccidere. Quindi sicuramente è una rappresentazione anche delle virtù, della continenza, della castità. Richiama anche la figura della Vergine Maria, che è senza macchia per eccellenza. Inoltre il nome greco di ermellino è Galè, e quindi Galè
richiama senz'altro Gallerani, il nome dell'effigiata. Ecco ancora un rebus che ci riporta al nome dell'effigiata. Pare inoltre che l'ermellino fosse uno dei simboli di Ludovico il Moro. Quindi in un certo senso è come se fosse ritratto Ludovico il Moro tra le braccia di Cecilia Gallerani. Io a questo ultimo significato presto meno importanza, mi sembra forse un tantino eccessivo, ecco, per la mentalità dell'epoca, però senza dubbio credo che sia da identificarsi l'animale con un ermellino proprio per le virtù che a questo animale attribuivano i bestiari medievali e che dunque viene a rappresentare le virtù dell'effigiata stessa. E questo invece, torniamo a Firenze, Agnolo Bronzino nel 1545 esegue questo straordinario ritratto che ritrae Eleonora da Toledo. Eleonora da Toledo era la consorte dell'allora duca di Firenze Cosimo II de' Medici. Cosimo di fatto porta a Firenze un nuovo rinascimento, gli splendori che aveva vissuto Firenze con Lorenzo il Magnifico sono amplificati nell'età di Cosimo de' Medici, che è committente coltissimo e tra gli artisti che gravitavano intorno alla sua corte ci sono Bronzino, Pontormo, che esegue una decorazione stupenda per la chiesa di San Lorenzo, che è la chiesa medicea, che questa decorazione purtroppo oggi è nascosta da uno scialbo, quindi è completamente coperta dal bianco. Non so se siano stati fatti dei tentativi per riportarla alla luce, sarebbe meraviglioso. E altro artista eccezionale è Cellini, benvenuto Cellini. Quindi ritrae Bronzino Eleonora da Toledo con il primogenito dei suoi 11 figli che ebbe da questo matrimonio, che è Giovanni. Eleonora da Toledo è ritratta nel miglior abito possibile e la sua figura, anche senza più di tanti rimandi simbolici, solo dai suoi lineamenti, si legge tutta le virtù, anche e soprattutto intellettuali, di una donna che fu effettivamente straordinaria e le cui virtù intellettuali sono riconosciute anche dalle cronache. Il quadro venne eseguito probabilmente durante il soggiorno alla Villa Medicea di Careggi, che compare sullo sfondo. Noi vediamo questo blu lapislazzulo che straordinario impreziosisce tutta la tela, ma se guardiamo alle spalle di Eleonora scorgiamo anche un po' di paesaggio, anche le riproduzioni fotografiche insomma sono spesso difficili da leggere. Si trattava della villa in cui i medici soggiornavano durante i periodi di vacanza, insomma i periodi estivi soprattutto, e l'abito che Eleonora reca anche il frutto della melagrana. Vedete che proprio ha questo damascato con il motivo decorativo della melagrana. La melagrana è il simbolo della vita eterna anche. Ricordate quel significato che abbiamo analizzato all'inizio della vita che deve continuamente proseguire. La melagrana ha infiniti frutti dentro di infiniti frutti, certo che grandissimo numero, traslato simbolicamente infinito, e quindi gli infiniti frutti rappresentano anche l'infinità della vita. Le perle che adornano il collo, ma anche la cuffietta di Eleonora, rappresentano la purezza, lo stesso significato che abbiamo trovato prima per l'ermellino. La perla si ritrova moltissimo in dipinti nuziali o in dipinti che ritraggono la donna. Questo abito, l'abito che voi vedete indosso ad Eleonora, si pensò per molto tempo fosse quello con cui era stata seppellita. Vennero fatte due ricognizioni alle tombe medicee e si trovò l'abito di Eleonora di Toledo, che adesso è conservato al Museo dei Costumi di Firenze. Si tratta invece di un altro abito altrettanto straordinario, e a me sembra incredibile che noi possiamo addirittura studiare e vedere abiti che furono di quell'epoca. Ecco, qui salto velocemente invece il suo pendant, il ritratto del marito di Cosimo de' Medici,
a lato abbiamo un ritratto nuziale che lo vede in veste di Orfeo, quindi questo è il ritratto che Cosimo de' Medici mandò alla sposa. Quindi per dirvi che è vero che la sposa mandava il ritratto, ma anche lo sposo doveva mandare la propria effigie, perché non era affatto detto che la sposa lo accettasse, era qualcosa che doveva venire dall'una e dall'altra parte. E qui un altro quadro misterioso, si tratta di l'autore è Carpaccio, vedete, ritrae di fatto una caccia in laguna, ci sono dei cacciatori che stanno cacciando probabilmente le anguille, e, però di fatto visto così il quadro sembra inspiegabile, anche perché vedete che ai piedi del quadro compare questo giglio che altrimenti sembra non avere alcun senso. È stata trovata la seconda parte di questo ritratto, altro quadro di Carpaccio che ritrae due donne al balcone, e vedete in alto un vaso con di fatto quel fiore che prosegue nell'altro quadro, e quindi il quadro completo è questo. È stato poi diviso, è una cosa che purtroppo capita spesso, che le opere d'arte vengano divise per essere a volte meglio vendute sul mercato, cioè perché venderne una di Carpaccio quando ne posso avere due a prezzi esorbitanti, allora i quadri vengono purtroppo smembrati. La scena, allora, per molto tempo questo tipo di ritratti è stato considerato di cortigiane, ritratti di cortigiane. In realtà non sono affatto cortigiane quelle ritratte, lo stesso è un pochino lo stesso errore in cui si incorre di fronte ai ritratti di Tiziano. Si tratta invece di spose, una sposa più attempata e una più giovane, le spose che stanno attendendo mentre i mariti sono a caccia in laguna. Il quadro è ricco di riferimenti simbolici alle virtù del matrimonio e anche della sposa. Ancora una volta abbiamo la capacità di raffrenare le passioni. Vedete, la donna in primo piano sta domando un cane feroce e sta invece proteggendo un cagnolino più piccolo, che è il simbolo della fedeltà. L'abbiamo trovato anche nel monumento di Ilaria del Carretto. Portano, recano delle perle, di cui abbiamo già spiegato il significato, e il giglio che proseguiva nell'altro quadro lo si ritrova in moltissime annunciazioni. È la purezza, di fatto, la purezza che viene attribuita alla Vergine Maria e a cui anche queste donne si richiamavano. Altro straordinario quadro di Tiziano, anche questo dai significati allegorici complessissimi, considerato per molto tempo come amor sacro e amor profano. In realtà si tratta di un ritratto nuziale. Sono state considerate e lette anche più giustamente queste due figure femminili come le due Veneri, ancora una volta le due Veneri, le stesse ritratte da Botticelli, la Venere Urania. La Venere Urania, quella non terrena, non è la Venere vestita, è la Venere svestita, l'abbiamo visto anche prima in Botticelli, è la Venere della primavera, la Venere terrena. E anche in questo caso la Venere invece terrena è quella appunto più rivestita. Si tratta di un ritratto nuziale. Come mai? Allora, sappiamo che il ritratto venne commissionato in occasione delle nozze di questo nobile patrizio veneziano, Aureli, che faceva parte del Consiglio dei Dieci a Padova, e che domandò in sposa questa gentildonna padovana, Laura Bagarotto. Sappiamo che purtroppo Laura Bagarotto aveva perso il padre, condannato dallo stesso Consiglio dei Dieci di Padova, di cui il futuro marito allora faceva parte, e quindi questo matrimonio di fatto doveva essere una riconciliazione. Lo stesso quadro di Tiziano rappresenta proprio questa riconciliazione. Allora, le due Veneri siedono su un sarcofago. Il sarcofago rappresenta la morte del padre di Laura, ma all'interno del sarcofago c'è dell'acqua, simbolo della vita. Un amorino sta muovendo, temperando, si dice, le acque, e quindi dalla morte del padre di Laura nascerà la vita grazie a questo matrimonio.
Sul sarcofago e sul bacile appoggiato sul sarcofago compaiono gli stemmi delle due famiglie. La figura che rappresenta Laura è la Venere terrena, è una figura, se notiamo ci sono delle differenze di volto tra le due donne, la figura di Laura è abbracciata ad un'urna cineraria, e è particolarmente ancora triste, ma al suo fianco la Venere Urania la invita di fatto a dimenticare il passato e ad entrare nel futuro e quindi nelle sue nuove nozze. Sul sarcofago è rappresentata una scena di punizione, quindi si riferisce ancora ai fatti padovani, che però devono essere superati per poter proseguire la vita. E tutti questi ritratti femminili, spesso nuziali, che venivano commissionati a Tiziano, spesso vengono scambiati come ritratti di cortigiane, e invece sono cortigiane perché a volte si legge la nudità in maniera negativa, in realtà sono ritratti nuziali e sono sempre basati su questo binomio tra il terreno e il divino. Anche in questo caso il coprire e scoprire della veste rappresenta proprio, ha proprio questi significati. E poi ancora Tiziano, che è incredibile ritrattista anche di altre gentildonne. In questo caso è il ritratto di Eleonora della Rovere, che era sposa di Francesco della Rovere, che aveva ereditato da Guidobaldo il Ducato di Urbino. È un ritratto che, in cui Eleonora si mostra in tutte le sue virtù intellettuali e anche di fatto nel suo ruolo di marchesa di Urbino. Vedete che la veste è particolarmente ricca e guardate nella mano regge un tipo di oggetto di cui le donne si fregiavano spesso. Si tratta di una martora, era un animale che poteva essere utilizzato sia come colletto proprio di pelliccia, ma in questo caso il gesto dell'effigiata di stringere l'animale identifica ancora una volta il dominio sul felino, quindi il dominio sulle passioni. Alle sue spalle compare un cane, ancora una volta la virtù coniugale della fedeltà, e un orologio, oggetto che si affacciava nel Cinquecento e conosce uno splendore straordinario. L'orologio con il suo ticchettare di fatto rappresenta la temperanza, perché il ticchettio dell'orologio è sempre regolare e rappresenta anche la consapevolezza della caducità del tempo. Quindi la donna è anche consapevole di quali siano le vere virtù e di quali invece siano di fatto i fatti terreni, quelli che sono le cose più caduche, quindi quelle che finiranno con la vita sulla terra. Allora, io mi interrompo qui perché sono già le 6:20 e quindi ho già parlato per più di un'ora e saremmo potuti andare avanti un po' anche dei ritratti dell'otto, ma non mi sembra il caso di portare via altro tempo, poi spero avremo ancora occasione di rivederci. Dunque, ho avuto il permesso del direttore, quindi ve lo dico, la prossima domenica inaugura la mia prima mostra. Si tratta di una mostra didattica dedicata, secondo me non c'è storia, non c'è arte senza musica, e ho avuto la fortuna di potermi dedicare allo studio della musica antica. Dopo 10 anni di attività con la mia ensemble ho curato una mostra didattica che spero possa portare, ecco, un pochino il messaggio della musica medievale e rinascimentale a un pubblico il più possibile vasto. Si tratta di musiche che spesso sono ignote e quasi mai suonate, e che invece furono di fatto il fiore all'occhiello di tante corti italiane tra 4 e 500. La mostra inaugura a Palazzo Avogadro la prossima domenica, e se volete potete prendere un invito. Non dimenticatevi anche di prendere uno dei libri della nostra biblioteca. Sapete che io faccio
devozione alla lettura alla fine della lezione. Abbiamo un magnifico catalogo di Lorenzo Lotto che non vi ho, di cui non vi ho potuto parlare oggi, ma il catalogo è straordinario e contiene quasi tutte le sue opere. Delle pubblicazioni molto valide che uscirono con il Corriere della Sera, che la nostra biblioteca ha a disposizione per i suoi utenti. Abbiamo qui Tiziano, Tintoretto, Botticelli e Leonardo, quindi 3 su 4 artisti che abbiamo visto stasera, e infine anche 3 pubblicazioni che riguardano Raffaello e Van Dyck, che eseguì straordinari ritratti femminili, guardandoli e ricordando un pochino tutti i significati simbolici che abbiamo affrontato questa sera. E per chi lo volesse, qui c'è un invito che potete prendere per la mostra di domenica. Vi ringrazio moltissimo e chiudo qui questo ciclo di 4 incontri ringraziandovi e augurandovi una felice e ottima festa della donna. Grazie.